Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovo vlog. Allora, sono arrivato qua dal mio amico Gianni perché mi devo rifare il kit di pesca professionale. Fa un haul. Adesso vi faccio vedere l'insegna. Siamo qua da Hobby Fishing, attrezzatura da pesca, pesca della barca, esche vive. Adesso entriamo. Dai, io riprenderò e lui sarà nel suo paese dei balocchi. Forse anche la camminata con un chalazzo. Buongiorno! Eccoci qua dentro. Ciao Gianni! Ciao! Buongiorno! Ma tu puoi essere ripreso? Puoi essere ripreso? Anche se è vero. Ecco, guardate Gianni! Il mio maestro! Ciao ragazzi! Il tuo sensei? Il mio sensei! E beh, io... Come andiamo? Bene! Ma non noti niente? Ciao, cara! Ma sei dimagrita di brutto. Sto facendo una dieta. E a me non ho niente. Beh, ma anche tu sei dimagrita, si vede anche dal viso, poi tagliato in capelli, no? Ma ho visto nei video che ti seguo quando c'ho tempo, che non sono in mare. Sì, c'ho il giubbotto, sono più gonfio, però... Ma ne hai persi tanti, eh? Sì, tanti. Allora, vediamo poi un po'. C'è anche mia sorella che vi segue di brutto, eh. Mamma mia. Comunque seguite lui che è bravissimo. Chi vuole pescare, di pure il nome del tuo canale. Hobby Fishing Milano, canale YouTube per chi vuole pescare. Non me lo ricordo No, il negozio è Milano in via Pisanello 26 comunque. Bene. Ti saluta Luciano. Luciano? Ah, sì. Sì. Grazie. Perché un giorno stavamo parlando. Sì. Vabbè, faccio allora, vedere, ragazzi. Guardate. Adesso quante cose, ma anche è bello proprio il muro che c'è scritto Hobby Fishing, insomma tutto, eh? Che bello, bella rovina, bello fornito, eh? Allora, come cambia? Telescopica, Telescopica. Adesso vedremo mio marito che spende un po' di soldi. Allora. Vai Gianni. Ce l'abbiamo, da 4,20 m o 4,5 m? Questa qui è una canna telescopica con un rinforte, con gli archetti, cioè per gli anelli. Sì, assolutamente. Canna telescopica bolognese, ovviamente in carbonio alto modulo, rinforzata come puoi ben vedere. Mm-hmm. Poi c'ha questi anelli scorrevoli che quando in mezzo alla sezione tra un anello fisso e alto e un anello fisso basso, in mezzo c'è questo anello scorrevole perché serve da rinforzo. È bello che anche quello copri robo. Sì, questo qua è un copri anello. Ma tu mi consigli da 4 metri, 4 metri e mezzo, io chiamo copri robo. No, la pesca che devi fare te è un'altra cosa. Quindi bisogna andare su una canna da 4,20 m, massimo 4,5 m. Facciamo 4,5 m? Non lo so, dimmi te. Adesso studiamo tutto quanto. Okay. Ti consiglia lui peschi, che è lui esperto. Dove peschi, che pesci vuoi prendere, in base a quello ci regoliamo con la canna. Tutto qua, dal molo. Al mare dagli scogli va benissimo. Poi ovviamente vai nella ghetta. Nella ghetta io lì. Perfetto. E quindi questa qua è l'ideale. Perché poi con questa qua ci puoi pescare anche all'inglese. Poi ti spiegherò. Questo non l'ho mai sentito. Passo per passo, ovviamente. Ma tu sei già bello abbronzato, eh? Io lavoro al 99% dell'anno al mare, quindi. Hai preso il sole quando sei andato a Savona? Io c'ho un peschereccio a Savona, sì. Dove faccio sia la pesca turismo che anche la pesca proprio. Adesso sembra che siamo tornati in inverno, però ci sono stati dei giorni che faceva veramente caldo, eh. Beh, io quei tre giorni di due settimane fa me li sono beccati in pieno, ero in mezzo al mare. Che bello. Nudo è per quello che c'ho un po' di colorito. Dovremmo andare anche noi sulla barca a provare, eh? Quando volete. Sai che bel vlog che è? Ma tu la proponi, Gianni, con il manico così o diverso? Sì, no, manico in sugolo, perché il manico in sugolo ovviamente più grip. È bravissimo. Fa tanto sanpei. Grip che... Bravo. Assolutamente. Vabbè, io mi fido di te, logicamente. No, quindi questa giudicata. Allora, adesso dico l'ultima cosa. La differenza tra questa qui, che è una 4,20 m, sì, e l'altra è una 4,5 m, questa qui è più potente perché porta fino a 90 grammi. Okay. Questa qua invece è 50 grammi. Allora no. Si differenziano soltanto di 5 euro una dall'altra. Sì. Onestamente per 5 euro punto su quella che ha più potenza. Beh, sì. Giusto? Sì.
Poi tanto questa qua quanto mi dura? Una vita. Scusa Gianni, cos'è Antiche Pasture? È un'azienda italiana dove fanno miscele appunto di pasture. So che proprio fosse un metodo antico di fare la pastura. No, no, beh, usano anche tradizioni vecchie, però... Questo lo devo mettere sempre? C'è, lo usiamo. Invece sì. I vermi, quelle robe lì, dove che li tieni? Quel frigo? Il frigorifero, sì. Ah. Sì, se no muoiono, poverini. Orrore. Queste temperature qui. Queste che li odi in frigo. Mamma mia. Fanno schifo. Hai visto che mi ha detto che c'ho ragione. Ma tu perché puzzano, posto, cioè. Si può in casa, sul balcone. Sul balcone? Quando neanche mia moglie mi fa mettere i vermi in frigo. No, c'è roba da mangiare, ci mette. Ma è una scatolina. Ma no, ma sai che puzza. Bravo Gianni, dì, hai visto amore? Ma non però sul balcone, perché tu mi hai sempre detto in frigorifero. Sì, vanno in frigorifero, però... Però non il frigorifero di casa. Ci sono 80 gradi sul balcone, non posso tenerli... Lo so. A meno che ci metto... Li compri alla sera, ok, e ci vai a pescare il giorno dopo. Esatto. Li tieni sul balcone. Se no, oppure li compri il giorno stesso. Ghiaccio dentro. O se no, borsa termica, ci metti il ghiaccio dentro, siverini. O se no li prendi al momento. Questo, scusa se ti interrompo, non va bene? Chiedo, allora, quello lì è un kit. Ti spiego subito, questa è una canna che ci puoi pescare al mare dagli scogli a fondo. Sì. Ci puoi pescare le carpe, comunque pesci grossi. Qui il galleggiante, usi solo galleggianti grossi. E questo qua è un kit dove c'hai la canna, il mulinello e la bobina di filo a 87,50 euro. Però se tu mi consigli da questo... Prezzi ottimi anche. Sì. Sì, questo è un kit che ho appena preso l'altro ieri, no, lunedì mattina, sì, lunedì mattina. Però se non me le consigliate c'è un motivo. No, con questa qui, col galleggiante, è difficile pescarci. Allora no. A meno che peschi con galleggianti grossi. Tu fidati di Gianni, fai fare a lui. È una miseria. Sì. Galleggianti come quello, ma più che altro... Andiamo, Gianni, lasciare la finta che... Ti faccio vedere... No, beh, perché devi capire, ti faccio vedere la differenza, nel senso che... Quanta pazienza che ha Gianni. Bisogna avere la pazienza. Anche quando lo chiamo ogni 2x3. Gianni, scusa se disturbo, Gianni, Gianni. Una canna così leggera. Una canna così leggera non ti stanchi neanche di tenere in mano. No. Infatti questo qua è molto pesante. Queste sono canne serie. Questa è una canna da appoggio. Allora qui il problema qual è? Che qui c'è un cimino molto più grosso. Sì. Quindi questa qui è una canna da lancio. Questo qua ti consente di lanciare fino a 120 grammi. Ok? Quindi ci peschi principalmente a fondo. Sì. Meglio a fondo che non a galleggiante. No, a galleggiante qui non esiste proprio. A meno che non utilizzi che galleggianti grossi. Meglio un piombo pesante che lanci più lontano. Lanci col piombo, lo lanci lontano e peschi a fondo. E questa qui la tieni appoggiata. Bene amici, allora tappa da Primark in Duomo, perché siamo praticamente, sono stato quasi un'ora, se non un'ora e mezza abbondante da Gianni, che lo saluto. Ciao Gianni, ti ringrazio molto, poi vi farò vedere, vi farò un video sulla pesca di tutto quello che mi sono comprato. Sono super soddisfatto. Mia moglie ha detto che praticamente ha già fatto da Primark, doveva fare una cosa proprio veloce. Sono in macchina perché sta piovendo ragazzi, e niente, tutto ciò, pensavo di prendere solo l'indispensabile, ma quando Gianni mi ha visto che comunque ero già ben attrezzato, ho preso delle cose che comunque per uno che ama la pesca come me, ho preso altre cose essenziali e adesso sono proprio a posto, sono completo al 100% e sono anche pronto per farvi la prossima volta un bel video. Quando capiterà di andare ancora alla cava vi farò un video e non vi faccio altri spoiler. Bene ragazzi, io vi saluto, vi auguro buona serata, buona continuazione di giornata anche. Speriamo che smetta di piovere al più presto perché è rotto, fa anche freddo e niente. Da in quel del Duomo di Primark io vi saluto e noi ci vediamo stasera.
e ancora un grosso bacione. Ciao a tutti, ciao. Yeah, sono super felicissimo e sono contento anche perché mia moglie mi ha regalato una canna da pesca, per questo la ringrazio molto, anche se l'ho già ringraziata, la ringrazio anche qua. Amore, sei dolcissima, ti amo, ma non lo dico solo perché mi ha regalato una canna da pesca, solo poi mi ha regalato una bella canna da pesca. Niente, amore, tu lo sai che io ti amo. Insomma, sei la migliore, sei la numero uno, e non lo dico per la canna, ma perché è la verità. Ciao a tutti!